Amici di 8 Channel, sono qui con Gaetano Letizia. Gaetano, non siamo allo stadio, non siamo in conferenza stampa, siamo qui alla bar, gelateria, pasticceria e caffetteria Gusto Puro. Cosa ne pensi di questa struttura? Salve, buonasera a tutti. Beh, posso dire che è una bellissima struttura e faccio i miei complimenti. Già nell'entrare si sente un odore buonissimo, quindi faccio i miei complimenti. È vero che tu prima dell'esperienza da calciatore eri un barista? Sì. Io quando giocavo in Serie D facevo il barista, svegliavo alle 6 del mattino e alle 2 andavo a fare allenamento a Pianura, vicino Napoli. Sì, comunque sì. Tu sei un esempio da seguire. Sei partito dalla promozione, sei arrivato in Serie A, adesso sei protagonista in Serie B. Ecco, come racconti questa tua apoteosi e cosa vuoi consigliare magari ai più giovani? Beh, ti posso dire che è stata una grandissima scalata e con tutte le mie forze, da solo, solo grazie a una persona, mio padre, che mi è stato sempre vicino, mi ha aiutato tanto. Poi alla fine, con tanti sacrifici, la forza di arrivare, ci sono riuscito. Cioè, ci sono riuscito nel senso che anche quest'anno per me è un punto di partenza per arrivare in alto con questa maglia. Ti senti fortunato? Beh, fortunato non lo so, fortunato è colui che secondo me fa poco e si trova un qualcosa di davvero spettacolare. Io ho vissuto tutto sulla mia pelle, nessuno mi ha regalato niente, anzi qualcuno mi ha tolto qualcosa e fortunato no, ti dico tutto con i miei sacrifici. Hai vissuto 2 anni in Serie A con Carpi e Benevento. Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Beh, mi ha insegnato tanto in Serie A, che quando si è lì nei campi importanti devi dare tutto pur di salvarti. A me mi è capitato di andare giù con tutte le 2 squadre e dispiace molto, sperando che quest'anno si ripeti di andare su ma no, di non scendere più. Da qualche settimana sei anche capitano di questa squadra. Cosa significa indossare la fascia? Beh, indossare la fascia è un orgoglio per tutti, che è una soddisfazione bellissima che ti danno questa fascia da capitano e cercherò di portarla sempre in alto. Sei qui da 1 anno e mezzo, cosa ne pensi di questa città? Beh, ti posso dire che è una città molto bella, molto, che ti sono vicini tantissimi tifosi, si vive bene, si sta bene, mi piace. Come trascorri il tuo tempo libero? Il mio tempo libero, beh, dopo gli allenamenti, quando ho il pomeriggio libero, mi sposto un po', vado a Napoli, Salerno, lo stesso Benevento, tutte queste cose così. Il tuo piatto preferito? È il pasta e patate della mia ragazza. Quindi vai sulla tradizione, insomma. Bene. Per quanto riguarda i social, sei presente? Credi che il calcio sia cambiato con l'avvento di questa nuova piattaforma, se così si può dire? Beh, ti posso dire che questi social non hanno cambiato solo questo, il calcio, ma hanno cambiato il tutto. E questa cosa non mi piace tanto. Io ci sono, ma giusto per, non è che ci sono tantissimo dietro. Però ti dico che ha cambiato tutto, anche quando vai a fare le cene, negli spogliatoi, sempre telefoni e telefoni. Ormai non si vive più senza telefono. C'è anche una sorta anche di rabbia repressa in questi social? Sì, alla fine, perché ognuno può dire qualsiasi cosa, puoi litigare, quindi poco stai, meglio è, secondo me. Oltre al calcio, hai altri interessi? No, solo calcio. Quindi vedi solo partite a casa? Solo partite, sì. La tua ragazza non si arrabbia? No, non si arrabbia. Finché è calcio non si arrabbia, quando è la play si arrabbia. Mentre segui un altro sport oltre al calcio? No, ti dico solo sport e campionato in Inghilterra, quello mi piace molto. Facciamo un passo indietro. Gaetano Letizia da piccolo gioca a Scampia per strada. Torna a casa, nella sua stanzetta, quale poster ha? Di quale calciatore? Beh, ti dico, il poster non ne ho molti, ma ho i poster della mia famiglia, quelli per me sono i calciatori più importanti. Mentre della tua infanzia cosa ci puoi dire? Della tua infanzia a Scampia? Beh, della mia infanzia io ti posso dire, nonostante sono cresciuto a Scampia, posso dire che sono cresciuto in una famiglia sana e il merito va ai miei genitori che mi sono stati vicini e
soprattutto a mio padre che mi ha seguito tanto senza lasciare nulla al caso. Un aggettivo per questa piazza, per questa tifoseria? Beh, ti posso dire che è una tifoseria calorosa, molto bella e faccio i miei complimenti. È un affetto che tu senti ogni giorno, abbiamo visto anche qui, hai fatto diverse foto. Sì, io so, sai come sono con le persone, sono buono e la cosa più bella è parlare, stare a contatto con le persone che alla fine sono come noi. Per loro ci guardano sotto un'altra cosa che siamo calciatori, ma io mi sento una persona normale. Questo evidenzia la tua grande umiltà, che comunque questo piace ai tifosi, insomma. E questo secondo me piace ai tifosi. Facciamo un passo indietro, 8 giugno 2017, tu giochi col Carpi, giochi la finale playoff contro il Benevento, al di là del risultato, al di là della tua concentrazione di una vittoria che poi, peccato per il Carpi, per fortuna per il Benevento, è arrivata. Ecco, cosa hai pensato quando sei entrato in quello stadio così entusiasta? Ti dico che quando ho messo piede in quello stadio, con tutta quella gente, quando lo stadio è tutto pieno qui a Benevento, dico, è difficile vincere. E quella finale è stata dura, l'abbiamo persa. Però ti dico che quando lo stadio è pieno è difficile vincere. Tu hai giocato sempre in campagna, tranne a Carpi. Dove... Sì, sì, sì. Ecco, la differenza che hai notato? Beh, la differenza è che il calcio del sud è molto calorosa. I tifosi vivono per il calcio, c'è molta passione. Anche al nord è così, ma si sente meno. Invece al sud molto, molto di più. Il momento più bello che hai vissuto qui? Il momento più bello che ho vissuto qui? L'ultima partita, mi sa, contro il Genova. Una cosa spettacolare, nonostante c'era la retrocessione, tutte le partite, le sconfitte dietro alle spalle che erano pesanti. Guardando tutti quei tifosi ti dico che mi è passato tutto. Mi uscivano solo lacrime perché una piazza come Benevento non può stare in Serie B. E te l'aspettavi un epilogo del genere, che ha fatto la storia, che poi tutti i giornalisti e tutte le televisioni italiane hanno poi riportato? No, io penso che quello che hanno dato i tifosi del Benevento sia un esempio del calcio, di tutto il mondo, perché di solito, sai, quando si perde la tifoseria contesta, invece quando ti sta vicina, nonostante le sconfitte, tanto di cappello a questa tifoseria. Mentre il momento più brutto che hai vissuto qui? Beh, il momento più brutto, ti dico, quando fischiava l'arbitro le prime 13-14 partite che fischiava, ti giravi e oggi nemmeno un punto. E quello è stato molto pesante. E ti ha dato qualcosa, quel momento di difficoltà poi vi ha fatto crescere? Sì, quel momento di difficoltà abbiamo capito, troppo tardi abbiamo capito che in campo devi dare il 100% fino all'ultimo minuto, finché non fischia l'arbitro. Solo così potevi portare qualcosa a casa. Infatti dopo gennaio ci siamo tolti delle soddisfazioni, però purtroppo non ci siamo riusciti. Però faccio i complimenti per il girone di ritorno. Terzo posto in classifica, 8 risultati utili consecutivi. Questa squadra adesso dove può arrivare? Beh, io ti dico, adesso tu mi stai dicendo che siamo terzi in classifica. Non ti voglio dire bugie, io la classifica non la sto guardando. Non per qualcosa, però preferisco guardarla fra 2 mesi e vedere dove siamo. Mentre per quanto riguarda il tuo futuro, quando poi finirai, speriamo il più tardi possibile, però comunque è un momento che per tutti arriverà. Beh, il mio futuro è sicuramente, penso, sui campi da calcio, non so dove, non so con chi, però penso una cosa del genere. Bene, grazie mille Gaetano. Grazie a voi. Un saluto ai tifosi. Ciao. Un saluto anche da parte mia, arrivederci.